close and closer still. I'm a fool for loving you, a fool for loving you, but I don't mind. Not one bit, I wouldn't change. Sono Mauro Gentile, vi ha già detto, sono direttore pubblico relazioni ufficio stampa di Porsche Italia. Mi ha chiesto di raccontarvi che cos'è la comunicazione o come si può intendere la comunicazione nel mondo di Porsche e in particolar modo, visto che siamo in Italia, nel mondo di Porsche in Italia. Cos'è Porsche? Produce auto sportive. Il nostro è il concetto di auto sportiva. Un'auto sportiva a volte si sporca, a volte va in pista, a volte si usa per andare a fare la spesa, quindi si abbina più un uso continuo o uso continuo, e dall'altro è esclusiva semmai. E noi abbiniamo il concetto di esclusività e di uso quotidiano. La prima parola magica da tenere presente nel vostro cammino è quella della coerenza. La coerenza è quel metodo che ti permette di trasmettere i valori del brand, di trasmettere i valori che vuoi comunicare, di trasmettere anche informazioni sul prodotto, se non si parla di un brand, che siano coerenti in tutte le forme di comunicazione. Dalla comunicazione che c'è all'interno dell'azienda, che è la comunicazione che passa attraverso coloro che lavorano all'interno dell'azienda, da quello che l'azienda comunica ai possibili clienti, da quello che l'azienda vuole comunicare a tutti coloro, i famosi stakeholder, che vengono in contatto con l'azienda per vari motivi. Noi abbiamo un'azienda che produce automobili sportivi che deve comunicare nelle forme che vi ho detto prima, con coerenza. Deve comunicare il motorsport a livello internazionale, ma anche a livello locale, nazionale. Motorsport vuol dire tutte le attività che nella piramide Porsche sono dall'attività amatoriale, prendo la mia macchina, vado in giro insieme agli amici e faccio un raduno, fino ad arrivare alla punta più alta che per noi rappresenta le gare di durata, le 24 ore di Le Mans, piuttosto che il campionato Endurance. Questo che accade viene deciso centralmente e viene trasmesso nelle filiali, nelle subsidiaries in tutto il mondo, sono circa 80 le subsidiaries direttamente gestite da Porsche AG, in tutte le varie forme e modalità di comunicazione, quindi dalla comunicazione marketing, dalla comunicazione PR, dalla comunicazione interna. Tutte queste forme di comunicazione sono interne all'azienda, non sono esternalizzate, ma sono all'interno dell'azienda e quindi sono il patrimonio dell'azienda. Il mondo PR prevede di mantenere i rapporti con i media di ogni settore, quindi dall'economico, allo sportivo, allo specializzato, mantiene o attiva i rapporti con le istituzioni. Sollecita, organizza e promuove attività speciali con opinion leader, organizza e promuove eventi a scopo informativo, comportarvi come un giornalista. Quindi dovete farvi sempre le domande sul progetto che state realizzando, su chi, il chi, dove, come, quando e perché. Cioè queste cinque domande, fatevele sempre quando preparate un'attività di comunicazione e cercate di muovervi andando a trovare i vostri interlocutori. Motorsport, cultura, esperimento, rispetto delle persone, in questo caso c'era rispetto, valorizzazione degli ideali, delle idee, anche dello sviluppo dell'arte, anche le sfide letterarie, credere nei giovani vuol dire sviluppare progetti, vuol dire pensare al futuro, vuol dire pensare a qualcosa di nuovo. Questo è tipico dell'ingegnere Porsche, che pensa a creare qualcosa di nuovo, di diverso ogni volta che produce un'automobile. Vuol dire sfida, pensate al motorsport, il motorsport è sfida e quindi la sfida l'abbiamo portata nell'ambito della letteratura. Il mondo della lettura sportiva si basa sulla creatività, sul piacere di guidare, sul piacere della vita, ed ecco perché poi ci sono degli elementi di gioiosità. Ma Porsche è anche consapevole di messaggi positivi, velocità deve essere anche sicurezza, non sono elementi o valori o aggettivi in contraddizione, ma passano attraverso l'uso della testa, quindi start your mind prima di tutto, prima del tuo motore. I valori sono sempre quelli, sono tradizione, innovazione, qualità ed eccellenza. Il messaggio coerente, risvegliatevi, parliamo di valori positivi, ha portato in piazza, con tanta gente che era soddisfatta, non possessori Porsche, di vedere queste automobili, quindi la migliore comunicazione qual è stata? Che la passione, la condivisione,
di un valore, la passione per muoversi, per la libertà, per il design, per ci ha portato ad avere con successo riportare in strada moltissime Porsche che erano rimaste chiuse in garage. Tutto questo però deve essere misurato, ricordatevelo sempre, come il tempo che passa. Allora, per misurarlo avete tanti modi. Il modo più semplice è quello di avere un'agenzia che vi verifica quello che voi organizzate in termini di comunicazione, sia marketing, sia PR, sia coinvolgendo i giornalisti. E sulla base di quello potete avere poi delle valutazioni e potete verificare mensilmente che cosa accade. Poi anche il web ha la sua parte in termini di valutazione. Brand come valore di tanti brand personali che fanno l'azienda. La persona ha la sua importanza nella misura in cui riesce a comunicare i valori ed essere in coerenza con i valori che il marchio vuole comunicare. Comunichiamo il brand attraverso le persone che rappresentano il brand nelle diverse funzioni. Mauro, grazie mille. Questo paragone tra comunicazione e marketing come convergenze e paralleli. Ma ci può spiegare meglio? Il cliente del marketing in genere è il cliente vero, colui che acquista l'automobile, è la persona alla quale si rivolge il messaggio del business aziendale. Il cliente del mondo del PR, delle pubbliche relazioni, è in genere lo stakeholder non per forza di cose è colui che deve comprare l'automobile, ma sono tutti coloro che sono intorno all'obiettivo da raggiungere, quindi possono essere le istituzioni, possono essere i giornalisti, possono essere le persone che vedono attraversare un'automobile, quindi i linguaggi hanno un obiettivo comune, quello di arrivare ad un obiettivo, fare in modo che Porsche sia da una parte apprezzata e dall'altra sia un punto di riferimento anche per la clientela, però con linguaggi diversi, con modalità diverse. Da qui la convergenza ma anche il parallelismo. Ci ha mostrato una campagna per i propri più piccini. Sì. Dopo quel target lì, il nostra età, quindi ragazzi di 20 anni fino al 60enne che può avere una Porsche, secondo lei si stratifica la comunicazione? Secondo me nel nostro mondo la comunicazione passa attraverso l'esperienza e l'emozione dei valori. Allora, se io comunico dei valori, comunico delle emozioni, la stessa emozione non ha età. Quindi la stessa emozione può essere vissuta in maniera diversa. Se io penso all'emozione del ventenne perché vede l'automobile, è perché vede un oggetto che desidera o che pure vuol possedere per guidarla. Se è l'emozione nel vedere l'automobile che ha un quarantenne che ne ha già avuto l'esperienza, è un'altra, ricorda l'emozione che ha vissuto guidandola. Il sessantenne può avere un'altra emozione ancora, vorrebbe ritornare come era ventenne, ricorda l'esperienza del quarantenne, e dall'altra è appagato, quindi ha l'emozione di essere appagato perché ce l'ha ancora.